riguarda il video di oggi. Oggi ti voglio mostrare come svolgere al meglio il leg raises. Voglio mostrarti un piccolo trucchetto che ti farà svolgere questo esercizio al meglio. E l'esercizio tra poco te lo mostrerò. E chi fa questo esercizio solitamente cosa fa? Non riesce a farlo bene con le gambe dritte o al contrario sente male alla schiena. In particolare in questo video rispondo alla domanda di Gianni, che infatti mi ha chiesto come poter ovviare a questo problema. Spesso non è facile, quindi io stesso avevo problemi nel fare questo esercizio, quindi voglio mostrarti quello che per me ha funzionato e ora voglio mostrarlo a te. Quindi non perdiamo tempo, andiamo subito a vederlo. Vai. Questo è l'esercizio. Per farlo al meglio è necessario essere compatti a livello di addome, di core, e riuscire a tenere bene le gambe dritte. Spesso perché non si riesce a fare con le gambe dritte o si sente male la schiena? Perché la catena posteriore è corta. Quindi la prima cosa, il trucco che voglio farti vedere è: prima di fare l'esercizio svolgi 1 minuto e mezzo, cioè 90 secondi di stretching e di allungamento di questa parte, in particolare di glutei e di scapolari. Ora ti mostro l'esercizio. Allora, scendi a terra andando giù in avanti, tirando bene questa parte, in particolare se ce la fai ruota il bacino all'indietro, cioè non così, ma cerca di spingere il bacino fuori per sentire maggiormente questa parte del tirare. Rimani in questa posizione 1 minuto e mezzo. In questo modo andiamo a stirare questa parte. Infatti immagina, quando fai l'esercizio l'addome lavora, però deve stirare la parte dietro. La parte dietro fa un po' di resistenza, come un elastico. Tu immagina questo elastico che tira e questo al contrario si allunga. Ma se gli elastici sono entrambi corti, diventa un problema. O pieghi le gambe o senti male la schiena. Insomma, questo esercizio andrà ad allungare la catena posteriore. Ok, una volta fatto 90 secondi di allungamento con questo esercizio, quello che vai a fare subito è leg raises. Te lo faccio vedere anche da questa prospettiva, così vedi meglio. Vai ad appendere alla sbarra, appendi e vai a fare leg raises. Fai 6, 8 ripetizioni, insomma, quello che devi fare, e poi ripeti ancora. Ok, ricapitolando quindi, esercizio di allungamento 90 secondi e poi a fare il leg raises. 6, 8, 10 ripetizioni, quante devi farne? Vedrai come facendo questo esercizio prima, che va a stirare la muscolatura posteriore, riuscirai a fare meglio il leg raises. Quindi, anche per oggi è tutto, io ti saluto, ci vediamo nel prossimo video e assolutamente condividi questo video con chi ha problemi a fare leg raises. Scrivi qua sotto se hai domande. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.